Nei giorni feriali riaprire al traffico veicolare le traverse del corso per l'attraversamento della città, reperire nuovi parcheggi, oltre i 250 previsti nel mercatone con un multipiano a via Zigarelli, proteggere il centro storico con equilibrio. Sicuramente bisognerà puntare su grandi eventi e sostegno alla tradizione, penso al Palio della Botte. Dichiarazioni del candidato sindaco del centro-sinistra Nello Pizza, che affronta alcuni dei problemi più spinosi del capoluogo. La visione su mobilità, parcheggi e sosta, dichiara, non potrà che essere d'insieme. Bene il privato per una efficace gestione e per evitare zone grigie registrate in passato. Meno pali, ma la metropolitana serve, come sarebbe servito il parcheggio sotterraneo di Piazza Libertà, sottolinea. Ma guardiamo oltre. Al commercio immagino un grande nome, ma i nomi della giunta verranno solo dopo il voto e li deciderò io, nessun altro. La mia persona. Quando io ho immaginato la città di tutti i giorni, ho individuato un obiettivo, quello di costruire questo tipo di città. Su questo obiettivo ho trovato il consenso e la condivisione delle persone che oggi fanno questa strada insieme a me, questo percorso insieme a me. La garanzia dell'unità è legata alla condivisione del progetto. Poi le fibrillazioni, voglio dire, poi tra l'altro in campagna elettorale queste cose sono accentuate, ma la condivisione del progetto è quella la cosa importante, ed è la garanzia di unità rispetto a queste cose. Poi è chiaro che noi non dobbiamo necessariamente, come ho detto, essere tutti, diciamo, amici degli altri. E io ho chiesto un solo sentimento, il sentimento verso la città, amare la città di Avellino. Quella è l'unica cosa che dobbiamo condividere, oltre chiaramente al progetto di creare una città che sia a misura d'uomo.